Le donne mi piacciono ancora, anche se non mi ricordo perché. Ah. Però ho Ti trattengono un po' capito, sulla terra, dici la verità. no, ho No. capito che l'eros è importante, ma più importante dell'eros è il voler bene e l'essere voluto bene. Ho bisogno, non riesco a vivere da solo, ho bisogno di un altro essere umano con il quale parlare, con il quale stare in compagnia, magari camminare pure sotto al braccio, eh? Quello è Quindi sei un importante. uomo d'amore, indubbiamente. In pratica sì. Gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà, a secondo se preferiscono vivere abbracciati l'uno con l'altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati. Professore, io sono un uomo d'amore. Bravo. Come esistono uomini d'amore e uomini di libertà, ci sono poi i popoli d'amore e popoli di libertà. Io su questa cartina dell'Europa ho dipinto in nero i popoli d'amore e in bianco quelli di libertà. L'Italia, la Spagna, l'Irlanda, la Polonia, la Grecia appartengono al mondo del lavoro. L'Inghilterra, la Scandinavia, la Germania invece appartengono al mondo della libertà. Poi ci sono i grigi, che sono quelli che hanno un po' d'amore e un po' di libertà. Gli inglesi, popolo di libertà, hanno il culto della privacy. In Italia gli inglesi sono i milanesi, stanno qua. Professore, a proposito di milanese, è arrivato l'inquilino del quarto piano. È milanese. Mi ha detto Don Armando che deve essere il direttore dell'Alfa Sud. Con decenza parlante si chiama Cazzaniga. Ma dico io, tu tieni pure una figlia femmina, signorina, e non ti cambi il cognome. Ma voi immaginate questa povera ragazza che va là, si presenta in società e dice: piacere, Cazzaniga.